today. I feel like pleasing you. Ciao, oggi faccio un po' un punto della situazione, non soltanto per te, ma anche per me, per cercare di capire quante cose sto facendo e quante ne vedrai. Ieri sera sono andato a Miramare di Rimini, ai Bagni Ricci, a cena splendida con Alessandro Meluzzi e siamo tornati sul luogo dove avevamo fatto il 10 giugno l'OM. Ecco l'inizio di quella conversazione. Vedi Alessandro, tu che sei un criminologo, vedi, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, quindi tu siamo tornati qui dove abbiamo fatto l'OM. Allora, questa riviera è una riviera che ha degli aspetti magici. Tutti i luoghi di mare hanno qualcosa di magico, perché dove l'archetipo, l'elementale dell'acqua, incontra l'elementale della terra, c'è uno scambio di energia unico. Infatti, buona parte delle civiltà sono nate sulle coste, perché sulle coste ci sono scambi, ci sono incontri, ci sono relazioni. Alessandro Meluzzi ha visto, e ne abbiamo parlato a lungo, l'intervista che ho fatto con Gaspare De Lama, 102 anni, protagonista del caso Amicizia, quindi quando alla fine degli anni 50 gli extraterrestri hanno cominciato a comunicare con noi terrestri, terricoli. E soprattutto di alcuni punti. L'intervista con Gaspare De Lama è integrale come tutte le interviste che vedi adesso, di cui vedi clip e tutte quelle che ho fatto, l'integrale è sempre solo su Redroni.tv. Non ha pubblicità, non ha interruzioni e soprattutto ci sono delle parti che non sono tra tutte quelle con cui io le ho suddivise su YouTube e anche alcune parti che sarebbero censurate qui. Quindi abbonati a Redroni.tv. Ma veniamo a Gaspare De Lama. Diciamo la parte più interessante è stata questa dichiarazione che ha fatto Gaspare riguardo a Dio. Gli amici hanno detto, in una maniera che noi potessimo capire, noi le abbiamo chiesto cos'è Dio, le solite domande. Dio è mille cose che non possiamo neanche capire, perché non c'è neanche il dizionario, neanche la psiche da poterle capire. Però per quello che possiamo capire ce l'hanno dette. Allora, Dio, tra le tante cose, è un essere, diciamo un essere per capirci, che volutamente è in continua eterna evoluzione, perché l'orgasmo cosmico maggiore è evolvere, essere sempre di più, sempre più amore, sempre più conoscenza, sempre più perfetto, e non lo sarei mai. Allora, la faccio corta. Ci hanno detto tante altre cose per spiegare solo questa cosa. Se Dio è un essere in evoluzione, non sarà mai perfetto. Due o tre giorni fa ho incontrato anche Don Alessandro Minutella. Doveva venire in studio, ma poi ha rotto il furgone che lo stava portando. Sta facendo un tour dove incontra migliaia di fedeli, mentre le chiese sono deserte. Guarda all'inizio dell'intervista dove gli dico che chiaramente se lui si fosse allineato non avrebbe problemi di un furgone rotto. Ma oggi guarda, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, comunque c'è la ma perché no, ma perché tu siedi, ma perché tu non ti allinei al sistema? Avresti macchine nuove, avresti... Quale sistema? Ma io... Il sistema non è detto che sia sempre buono. Alcuni sì, altri no. Nel mio caso no. Sei dimagrito? Sì, sgonfiato più che dimagrito. Come mai? Perché ti ricordi che parlavamo quando sei venuto l'anno scorso sul valore dei carboidrati, il grano? Sì. In effetti... Però non è una scelta... No, io sono a posto. Tu vuoi sì, qualcosa? Un po', sì. Acqua. E in effetti qualcosa di vero, più di qualcosa di vero c'è. Sì, infatti sono sgonfiato, tutti mi dicono di trovarmi in forma, quindi vede che prima non lo ero, ma non me ne accorgevo. No. Ma compatibilmente con la vita che fai, perché cioè mentre una volta riuscivo ogni tanto a parlare con te, adesso è assolutamente... Sta diventando... Come mai?
L'Italia non può non dirsi cristiana, diceva un ateo come Benedetto Croce. Cioè ci sono delle radici senza le quali un albero crolla. Altra splendida intervista che ho fatto nei giorni scorsi con Paolo Giovetti, il suo ultimo libro è su Gustavo Roll a casa sua a Modena. Paola Giovetti, lei non lo sa, ma ha scritto 80 libri. 80 libri. Adesso li conterò, li controllerò. Ha esplorato tutto il mondo del... definiamolo strano? Sì, strano, del mistero. No? Mistero. Parapsicologia. Sì. Come si chiama? Teosofia. Teosofia. Mistica. Mistica. Ha incontrato... Medianità. Insomma, è una ragazza che nel Medioevo avrebbero messo a rogo perché sarebbe stata considerata una strega. Mi sarebbe dispiaciuto molto, però sì. Non avrei potuto... Non una strega, una esploratrice del mondo delle... Del mondo delle streghe. Quindi forse me la sarei cavata come studiosa. No, assolutamente no. Non ce la facevo. Ma tu scherzi. Non ce la potevo fare. No, non ce la potevi fare. Oggi invece ha creato delle testimonianze importanti. L'ultima è stata quella di un libro su Gustavo Roll, che a lei ha conosciuto, eccetera. Sono anche stato invitato a cena da Lucia Giovannini e ho portato con me la telecamera perché ha fatto questo libro, Dimagrire facilmente. Vieni pure. Vietiti lì seduta. Va bene, mi vieni seduta. No, perché ho visto che hai fatto un nuovo libro e visto che io devo dimagrire facilmente... Cioè, perché io non ce la faccio che cos'è sto libro qui? E visto che stasera sono a cena a casa vostra, esatto, cioè, esatto. Mi fai dimagrire stasera? Ti faccio dimagrire stasera. Ma che cos'è questo libro? Stasera esci che hai perso qualche... Allora, questo libro nasce dalla mia osservazione di tante persone che sono venute ai miei corsi e lottano col peso da anni. Magari hanno anche iniziato diete, però hanno funzionato per un po', poi dopo hanno mollato, riprendendo tutto quello che avevano perso. Quindi il risultato, il rischio è finire di mollare, no? Di dire tanto con me nessuna dieta funziona, di perdere proprio la fiducia nella propria capacità di dimagrire. Ecco, tutte queste interviste le devo ancora lavorare, le devo ancora montare e saranno chiaramente in anteprima integrali su redroni.tv. Ma veniamo alla musica. Io vorrei occuparmi più spesso di musica, però oggi io sono affascinato da che ha delle storie da raccontare, delle emozioni da trasmettere, della conoscenza per far venire dei dubbi alle persone. I musicisti oggi non hanno molto da raccontare, non tutti, Sono affascinato dai giovani e mi sto occupando di loro, anche se hanno fatto, ad esempio, Linda, ho appena pubblicato una splendida intervista, è una ragazza che pur essendo arrivata terza a X Factor, credo, però ha una storia di radici da raccontare che la può portare a diventare grande. Oppure incontri personaggi come Andrea Mingardi. Ho appena pubblicato, ho appena isolato la lunga intervista che gli ho fatto a We Have a Dream e voglio far vedere un brano musicale, quindi la musica ci deve essere sempre. Un brano musicale che gli ho mostrato, fatto a Roxy Bar con Robin Brown. Down by the Riverside, più sorpresa. Andrea Mingardi, Robin Brown. Sì. Una semplicità, già ha fatto tutto. Tante pippe. Non so, magari saranno incazzati, ma sembrano felici.
non sento l'urlo. Questo adesso è con Tozzi. Safegna. Beh, insomma, essendo un altro, riguardando il passato, non abbiamo ammazzato nessuno, ecco. Perché c'è anche abbiamo fatto felice tante persone. Sì, ecco, se una cosa, se posso permettermi di dirla. Ecco, vedi, guardi, ti risponderti Anna Riga Fregni senza aver saputo quello che dicevi. Avete una grande missione voi musicisti di far star bene le persone. Siete meglio di ogni psicoterapia. Ecco la magia della musica dal vivo. Che qui era Roxy Bar, ma di recente io facevo il premiato Circo Volante del Barone Rosso. Manca a tutti, manca agli artisti, manca a chi segue i miei programmi e manca a me. Per questo, con la collaborazione di Nami, stiamo portando avanti una iniziativa. Cioè, contribuisci tu a far tornare il premiato Circo Volante del Barone Rosso in onda, in autunno. Quindi, questo è il modo che hai per far tornare il premiato circovolante del Barone Rosso in onda, ok? Bene, buon weekend ragazzi, io mi metto al computer, ho tante interviste, tanti incontri, tanti programmi da montare.